bentrovati al Salone del Libro. In questo momento ci troviamo con Alberto Rezzi, scrittore, filosofo e grande appassionato di musica. Infatti nei suoi libri ha unito la filosofia alla musica. Spiegaci come mai. Bella domanda. Allora, è nato tutto dalla passione per la chitarra, una passione adulta, diciamo, quindi suonavo da ragazzino, poi mi è tornata voglia di imparare meglio a suonare. Mi sono appassionato ad alcuni chitarristi come Eric Clapton, Jimi Hendrix, George Harrison, e ascoltando i loro dischi e anche il loro modo di suonare mi è venuto in mente che avessero proprio una filosofia di vita dietro, però non filosofia vaga, proprio filosofia, una filosofia vera. E quindi ho cercato per ognuno di loro, nei vari libri che ho scritto, di individuare questa filosofia. Allora, nel caso di Jimi Hendrix, lui era un grandissimo amante della fantascienza e quindi era una filosofia di costruzione di mondi. Invece in Eric Clapton più una filosofia, come si può dire, sapere dell'anima l'ho chiamata io, cioè il blues che lui suona è un sapere dell'anima. Invece in George Harrison ovviamente c'è tutta la filosofia indiana, tutto il discorso sull'Oriente che a me affascina tantissimo, quindi cerco di usare anche un po' di filosofia orientale. Cosa pensi della musica? Come pensi che influenzi, diciamo, l'essenza dell'umano, quindi il suo modo di vivere? Guarda, la musica è un'arte sublime perché, cioè, ci porta in altre dimensioni a bassissimo prezzo, se ci pensi, no? Metti un podcast, metti un disco, ascolti una canzone e poi anche di canzoni che ascolti, riascolti, scopri sempre cose nuove. Secondo me questa cosa è magica, ed è magica perché ha dentro dei significati. E a me piace proprio cercare quelli senza far troppo l'astratto, perché la filosofia corre questo rischio di essere sempre un po' astratta. Invece devi essere concreto, parlare all'esistenza delle persone. E musica e filosofia hanno questo potere, parlano alla nostra vita. E a me affascina questo, cerco di metterle in dialogo perché nel dialogo tra di loro, secondo me, esplodono. A chi consiglieresti quindi di leggere i tuoi libri? Ma appassionati di musica, di filosofia anche, certo, perché c'è filosofia vera, come dicevo, c'è Maria Zambrano, c'è Kierkegaard, c'è Heidegger, Nietzsche, cioè grandi filosofi accostati al pensiero, perché ad esempio Jimi Hendrix era un grandissimo anche scrittore di canzoni, è conosciuto come un grande chitarrista, un animale da palcoscenico, ma lui si definiva un pensatore malinconico. Quindi a chi li consiglio? A chi ha voglia di scoprire magari una lettura diversa della musica, non solo una lettura da biografo. Grazie mille Alberto. Grazie a voi, grazie davvero.